Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Blu. Io sono sempre Glacial Sphere e in questo gameplay andremo a prendere uno dei tre uccelli leggendari di Pokémon Blu prima di andare alla Lega Pokémon. Allora, andiamo di volo e... beh, avrete già letto dal titolo, no? Chi vorremmo andare a prendere? Andiamo a prendere per primo Zapdos. Esattamente, proprio lui. Quindi andiamo qui a Celestopoli e... da qui si parte poi per andare. Allora, mettiamoci la bicicletta prima di tutto. Strumenti. Bicicletta. Dov'è? Dov'è? Qui. Vai. E si va appunto per la centrale elettrica. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare, di iscrivervi al canale e di condividere questo video a tutti coloro che potrebbero fare un tuffo nei ricordi guardando questo videogioco. Allora, qui usiamo taglio. Tra l'altro siamo proprio addirittura d'arrivo con questo videogioco perché stiamo per arrivare alla Lega, eh? Poi certamente ci sarà qualche parte extra dopo la Lega, voglio dire, Mewtwo non è che lo lasciamo lì, eh? Sia mai. Però siamo comunque addirittura d'arrivo. Allora, stiamo andando per l'appunto a prendere i leggendari, quindi ormai siamo alla fine. Tra l'altro potremmo addirittura mettere un leggendario in squadra per la Lega, per fare un po' anche una sorta di richiamo quando eravamo bambini. Che sicuramente, non mentite, mi siete messi leggendari squadra. Allora, Pokémon, andiamo. Ah, è vero, però, è vero, devo comprarmi i repellenti. Mannaggia, mi sono dimenticato i repellenti, no! Allora, rivolo a Celestopoli. Dov'è qua? Celestopoli. Taglio e ci rivediamo qui con i repellenti. Rieccomi qui e niente, sono stupido perché i revitalizzanti li avevamo presi nello scorso episodio e quindi ce li avevo già. Però ne ho approfittato per lasciare giù un po' di MT varie che non mi servivano e strumenti vari, così da liberarmi un po' la borsa. A questo punto ho lasciato giù anche le altre MT ed ho insegnato Terremoto a Blastoise. Oh raga, siamo alla fine del gameplay praticamente, quel terremoto lì è inutile tenerselo nella borsa, quindi l'ho insegnato a Blastoise. Ora andiamo ad affrontare un po' di allenatori. Ehi, sei anche tu un Poké fanatico? No. Vuoi vedere la mia collezione? Allora, un signore che si avvicina a te e ti dice: sei anche tu un Poké fanatico, vuoi venire a casa mia a vedere la mia collezione? Non è proprio rassicurante, sapete? Non proprio. Allora, io lascerò davanti alla Kazam. Userò Psicoraggio perché tanto qui probabilmente one shotterà tutti, dato che sono di livelli più bassi questi. Prenderemo poca esperienza, è vero, ma... però saliamo così di livello, va bene. Un livellino in più per la Kazam non fa mai male. Lickitung. E andremo diretti contro il buon Zapdos nella centrale elettrica. Scrivetemi nei commenti qual è il vostro primo ricordo legato a Zapdos. Quando è che l'avete, in che gioco l'avete incontrato per primo Zapdos? In Pokémon Rosso? Comunque nella prima generazione? O nella terza, nei remake di terza? O addirittura con Pokémon Let's Go, magari. Ah, vediamo che Pokémon si trovano qui dentro e se possiamo catturarne qualcuno. Per esempio Magnemite, lo possiamo catturare. Allora, andiamo di... con questo attacco di faccia io qui lo distruggo, quindi Pokémon, un secondo. Andiamo con... Clefable. Perché non può essere paralizzato questo Magnemite, sappiatelo. Tra l'altro fa un male cane, va bene? Proviamo con Bollaraggio. Probabilmente l'ho sciotto, però vediamo. Niente, sciottato comunque. Allora, facciamo così. Aspettate un secondo. Strumenti. Non voglio rischiare che riempia il box, perché sapete che c'è questa meccanica, no? Non voglio rischiare di riempire il box attuale, carburante, usiamolo subito. E poi arrivare magari a Zapdos e mi dice: no, devi cambiare box, non puoi catturarlo e quindi vaffanculo. Però, per l'appunto, andiamolo su alla Kazam. Non voglio usare la bicicletta. Quindi non catturiamo nessun Pokémon qui dentro. Andiamo semplicemente a prendere gli strumenti e andiamo diretti da Zapdos. E lì sarà la vera e propria battaglia, perché catturare leggendari in prima generazione non è per niente semplice. Ah, hanno messo un Electrode qui, non me lo ricordavo. Ah no, questo è proprio un Voltorb, normale. A livello 40 però. Va bene. Pokémon, mandiamo Clefable che con un Bollaraggio non dovrebbe ucciderlo. Credo. Perfetto, schermo luce. Si protegge anche dagli attacchi speciali. Perfetto. Bollaraggio non dovrebbe morire,
Non dovrebbe affatto morire. Oh, brutto colpo ed è rimasto con una capi. Vabbè, autodistruzione, ma allora sei stronzo. Oh, stronzo, madonna. E niente. E niente, oh. È andata così. Scendiamo qui sotto. Poi, se non sbaglio, si va avanti da sopra. Mentre qui sotto ci sono degli strumenti da prendere. Tu sei un Voltorb da qualche parte. Metti 33, vediamo cosa c'è. E questo è un Voltorb, ok. Vediamo poi cosa sarà l'MT33. Qui abbiamo un altro Voltorb al 40. Ma sapete cosa faccio io? Strumenti? Provo a tirarne una Ultra Ball così a piacere. Vediamo se entra. Niente. Comete. Ok, dovrebbe fare discretamente male dalla Kazam perché non ha appunto difesa. Proviamo con un'altra Ultra Ball. Niente, continua a uscire. Mannaggia me, mandiamo ancora Clefable un attimo. Perché un Voltorb lo vorrei catturare, sinceramente. Almeno uno. E vediamo se usa ancora autodistruzione, però, perché adesso io so che con Blu-Raggio anche con un brutto colpo non lo uccido. A meno che quello di prima fosse stato un roll basso. E infatti era un roll basso. Niente da fare. Brutto colpo e si va a casa. Si va a casa senza Voltorb. Proseguiamo allora, eh. Andiamo da questa parte. E abbiamo un altro strumento. Un altro Voltorb. Ah, ma ne avevano messi un casino in prima generazione. Ma tantissimi. E poi non sono nemmeno Electrode, sono Voltorb. Mentre nel remake hanno fatto una scelta molto più sensata, ovvero metterne pochi, tipo due o tre se non sbaglio, in tutta la centrale. E lasciare poi che tutti gli altri strumenti fossero normali. E soprattutto che gli strumenti che non erano Pokéball in realtà erano Electrode, non Voltorb a livello 40, che non vuol dire niente. Vabbè, cavoli loro. Andiamo di Bollaraggio. Perfetto. E niente, lui usa autodistruzione. Appena viene colpito usa autodistruzione. Sta cosa non ha minimamente senso. Cioè, tu devi sperare di catturarlo tirando una Pokéball di primo turno, praticamente. Altrimenti non lo catturerai mai. Questo è un altro Voltorb. Minchia, ragazzi. Ma tutto bene. Ma tutto bene. Cioè, boh. Mi sembra normale una cosa del genere. Proviamo a tirare un'altra Ultra Ball così. Così almeno ogni volta che ne becchiamo uno, ce lo uccidiamo senza fare troppe storie. Niente, non entra. Fa sempre. A me quello che dà fastidio di questo gioco nelle catture è che sembrino scriptate. Cioè, non sembra che ci sia una probabilità, ma sembra che faccia sempre lo stesso tick. So che non è così, per carità, però sembra che lo sia. E a me dà un fastidio boia questa cosa. Ok, metti 25. Diamo un'occhiata alle due metti che abbiamo trovato. Strumento. Allora, MT33, uno dovrebbe essere tuono. Ok, riflesso, no. E tuono, infatti. Non mi interessa insegnarla, dato che abbiamo già Fulmine, che per quanto mi riguarda è una mossa pure migliore. Tu sei un Voltorb? Sì, figurati. Allora, non voglio sprecare altre Ultra Ball, perché le terremo ovviamente per il nostro caro amico Zapdos, quindi tiriamo una Pokéball. E poi tiriamone anche un'altra, così ci liberiamo dallo zaino. Ci liberiamo un posto nello zaino. Il mio Alakazam sta per morire, eh. Non vorrei dirlo, ma sta per crepare male. Tocca curarlo o sostituirlo. Brutto colpo, tra l'altro. Facciamo così, facciamolo ammazzare sto Voltorb che mi ha rotto le palle. Ecco fatto. Poi, strumenti. Andiamo a curare un attimo il nostro Alakazam. Anche se tecnicamente immagino che sia più importante curare Clefable, perché servirà lei nella sfida contro Zapdos. Quindi curiamo per bene lei. E adesso, raga, chi se ne frega di Voltorb, perché va bene tutto, ma cioè, sti cazzi anche. E andiamo diretti su. Ah, però non siamo passati di sopra. Andiamo diretti su Zapdos. Cioè, se incontriamo un altro Voltorb, lo ammazziamo e tante care cose. Tanto immagino che si possano incontrare anche selvatici, voglio dire. Non penso che si possano incontrare solamente tramite le Pokéball. 31, che cacchio fa una volta che li ha uccisi tutti? Ah, qui ce ne sarà uno che sarà un Voltorb. Sì, infatti. O magari tutte e due. Guardalo qui, il Voltorb.
Andiamo di psicoraggio e via. Prepa. Beh, la Kazan si fa anche qualche punto esperienza, quindi non è nemmeno malaccio questa cosa. Ha finito il repellente, ma non è un problema. Strumenti, repellente e usa. Vai. Ah, questo è pure un altro Voltorb. Vabbè, ragazzi, qua ci avevamo preso la mano a mettere Voltorb. Ah, questo è un Electrode, attenzione. Electrode a livello 43. Vediamo se muore con uno psicoraggio. Penso di no, sinceramente. In teoria non dovrebbe. Infatti. E proviamo a catturare lui. Pokémon, no strumenti, Ultra Ball, vai. Vediamo se entra. No, niente. Tutte queste cose qua che sembrano scriptate a Onna. Adesso farà ancora due tick e poi uscirà. E invece, catturato. Bene. Abbiamo preso il pesce grosso al posto di quelli piccoli. Mi ha preso direttamente Electrode. Pokémon Ball. Accumula energia elettrica ad alta pressione. Può esplodere alla minima provocazione. Infatti lo abbiamo visto con i Voltorb che fanno autodistruzione spesso e volentieri. Qui non c'è nulla. Forse uno strumento invisibile? Sì. Ezilmax. Ottimo. E di sopra abbiamo un altro strumento, però ci arriveremo da sopra. Quindi adesso andiamo avanti nella centrale elettrica. Quindi abbiamo preso Electrode alla fine, cioè non abbiamo preso Voltorb. E se non sbaglio in Pokémon, appunto, Rosso Fuoco e Verde Foglia hanno tolto tutti questi Voltorb qua inutili e hanno lasciato solo gli Electrode. Scelta molto più oculata per quanto mi riguarda. E molto più sensata. Allora andiamo avanti. Passiamo qui sopra. Qui dovrebbe essercene altri, se non sbaglio, di Electrode e Voltorb. Ok, qui abbiamo una caramella rara. Queste caramelle rare, magari dopo la Lega gliele do per andare da Mewtwo. Vediamo, eh. Tu sei un Voltorb? No. PS su, questo lo diamo immediatamente. Strumenti. PS su. Vai, usa. Su, nostro Blastoise. Vai. Il tancone del gruppo per ora. Proseguiamo. Vediamo un po' cosa c'è qua su. Ok, strumentino qui dietro. Voltorb? Sì, Voltorb. Oppure Electrode, vediamo, eh. Ah, ok, andando avanti ci sono gli Electrode proprio. Che Alakazam si divertirà a maciullare. Vediamo se con Psichico lo sciotta. Con Psicoraggio abbiamo visto che gli toglie poco più di metà vita. Vediamo con Psichico. Sciottato, ottimo. Punti esperienza gratis per noi. Poi si va avanti e si arriva, immagino, da Zapdos qui. Dovrebbe essere la fine della centrale. Eccolo. Finito il repellente, perfetto, così non devo sprecarne un altro. E siamo davanti a Zapdos. Come prima cosa si salva, ovviamente. Lo sapete, no? Salvare sempre davanti ai leggendari, sempre. Poi andiamo in campo Kyfable. E inizierà a tempestarlo di Flash. Questa è la nostra tattica per Zapdos. Yuhuhu! Ok, che strano verso che fa uno Zapdos. Eccolo. Ok, lo sprite non è malaccio. È molto più elettrico rispetto a quello di Rosso Fuoco Verde Foglia. Ed ora noi iniziamo a tempestarlo di Flash. Dato che non possiamo paralizzarlo perché è un Pokémon di tipo elettro, gli abbasseremo talmente tanto la precisione che lui inizierà a fallire a manetta. Ok, siamo a due Flash. Va bene, Clefable ha una difesa speciale relativamente alta, quindi può reggere il tono shock di Zapdos. Ecco, siamo a 4, no, 3 flash perché anche Clefable ha fallito il suo flash. Dai, un altro flash, brava. Siamo a 4. 5 flash. E se... no, ha fallito anche lei. Dai, su forza. Un altro flash. Ok, va bene, continua a fallire Flash, ok. Perfetto, 6 Flash. Ora non dovrebbe più calare la precisione, proviamo giusto per... Infatti non succede nulla esattamente. E andiamo di Psichico. Iniziamo a fargli danno. Vediamo quanto danno gli facciamo con Psichico. Poco, va bene. E gli abbiamo fatto calare però la difesa speciale, eh. Teniamo la mente. Calvista sta continuando a fallire tutte le mosse che sta provando a fare. Brutto colpo questo, ok.
Non dovrebbe ucciderlo, a meno che faccia un altro brutto colpo. Quindi andiamo ancora di psichico. Perfetto. Vita rossa. Credo sia vita rossa quella. Iniziamo a provare a catturarlo, vai. Strumenti. Ultra Ball. E qua, raga, si aspetta. Il Pokémon ti è sfuggito? Come, scusa? Aspetta. Aspettate. C'è una meccanica che non conosco? C'è una meccanica che non conosco. Deve essere magari un Pokémon di livello. Devo avere un Pokémon di livello uguale al suo per poterlo catturare o più alto. È la prima cosa che mi è venuta in mente. Vediamo, eh. Ok, penso di sì. Deve esserci un campo, un Pokémon di livello. Ah, alla prima botta, va bene. Va bene, va bene, non me l'aspettavo. Uccello leggendario, si dice appaia tra le nuvole scagliando enormi saette. Ok, no, non vuole dare il soprannome. Niente, abbiamo catturato Zapdos alla prima botta. Abbiamo scoperto che in prima generazione, se non hai un Pokémon di livello uguale o maggiore, penso sia quella la discriminante in realtà, uguale o maggiore in campo rispetto al Pokémon leggendario, non te lo fanno proprio catturare. A questo punto, guardate un attimo, ragazzi. Cerco un attimo qui dei Pokémon nuovi da catturare. Già che ci sono. Mandiamo in campo magari Jolteon. Che con tuono Shock non dovrebbe shottare i Pokémon elettrici e tipo elettro che ci sono qui. Però ecco, cerchiamone degli altri. Ed ora, tra l'altro, abbiamo uno Zapdos da aggiungere squadra. Niente male. Certo, ha tuono Shock, per carità, quindi è un po' una merdina, però. Sempre meglio di niente. No, non fulmine, volevo usare tuono shock. Fulmine lo uccido sicuro. Appunto. Proviamo con un altro Pokémon, dai, troviamone un altro. E così vediamo se possono uscire anche dei Voltorb normalmente. Perché sarebbe un po' brutto se gli unici Voltorb presenti nel gioco fossero a livello 40. Ah, Magneton. Ok. Magneton probabilmente con fulmine non lo shotto. Però andiamo comunque sul sicuro contro uno shock. Infatti con fulmine non l'avrei shottato mai nella vita. Beh, lui ha azione. I moveset abbiamo visto che in prima generazione dei Pokémon sono davvero orrendi, eh. Che okay, lui ha usato uno shock a sua volta, non ci farà nulla. Quello era un brutto colpo, tra l'altro. Ottimo. L'abbiamo tirato un bel po' giù di vita. E a questo punto strumenti. Mega, vai. Usiamo anche tutte le Mega Ball, già che ci siamo. Preso! Ottimo! Mi ha preso anche Magneton. Pokémon Calamita. Formato da vari Magnemite uniti, compare spesso quando si infiammano le macchie solari. What? Cosa c'entra? Qualcuno sa il collegamento tra le macchie solari e Magneton? Se lo sapete, scrivetemelo pure nei commenti, sono molto curioso di leggerlo. Vediamo se troviamo altri Pokémon oltre a Magnemite e Magneton in questa centrale elettrica. Voltorb, ok, bene. Abbiamo trovato un Pokémon diverso, mettiamola così. Andiamo di Tuono Shock, sperando di non shottarlo. Che culo! Una capiglia è rimasta. E che culo che non abbia usato autodistruzione. Vediamo di catturare anche Voltorb, così da completare la linea evolutiva. Perfetto, catturato. La linea evolutiva dei Voltorb. Bene. Pokémon Ball. Di solito vive nelle centrali elettriche. Se confuso con una Pokéball, può essere fatale. Effettivamente, immaginate un allenatore che va a raccogliere una Pokéball e in realtà è un Voltorb che si autodistrugge appena viene preso, viene raccolto. Non è proprio il massimo. Ok, e ci manca Magnemite a questo punto da catturare. Direi di usare un altro bel tuono shock. Non dovrebbe morire, perfetto. E andiamo di Mega Ball. No, strumenti, Mega Ball, vai. Vediamo di prendere anche lui. Perfetto. Sono stati molto veloci ed efficienti a catturare tutti gli altri Pokémon di questa centrale. Pokémon Calamita usa l'antigravità per mantenersi in aria. Compare senza preavviso usando tuononda e mosse simili. Attenzione, compare senza preavviso e visa tuononda nel culo. Allora, usciamo da questa centrale. Non abbiamo trovato Pikachu. Vabbè, dettagli. In Pokémon Rosso Fuoco si esce effettivamente dal lato, non ti fanno uscire dalla stessa porta. Però, Dio perdoniamo. A questo punto andiamo con Volo. Credo all'Isola Cannella per andare.
Da Articuno si va, mi sembra, da Fuxia, pure dall'Isola Cannella, mi sembra dall'Isola Cannella. Vediamo, lo vedremo nel prossimo episodio comunque Articuno. Però volevo già portarmi lì, già che c'ero. Allora, andiamo a curarci Pokémon. Ecco qua. Poi non ci servirà taglio, quindi io mi porterò Zapdos direttamente da Articuno. E tra l'altro con Articuno avremo anche un'arma in più, oltre all'abbassamento della precisione. Anche la paralisi, che non avevamo potuto utilizzare contro Zapdos. Allora, depositiamo Bellsprout e ritiriamo Zapdos. Ok, avevamo già cambiato box, perfetto. Zapdos, eccolo qua, ritira. Poi diamo un'occhiata al nostro Zapdos, voglio proprio vederlo. Statistiche. Attacco 104, difesa 92, velocità 115 e speciali 131. Non è male, eh? Non è male per niente. Tipo elettrovolante. E ha solamente però tuono shock e perforbecco, che in realtà sono comunque due attacchi abbastanza buoni. Potremmo insegnargli tuono volendo, per dargli un attacco di tipo elettro effettivamente forte, che però può fallire, quindi attenzione, eh. Mentre fulmine è difficile che fallisca. In realtà nei giochi successivi è al 100% di precisione, quindi non fallisce, a meno che sia la precisione calata. Però qui in questo gioco sapete che le mosse possono fallire tutte, anche quelle di stato, come avete visto con Flash. Però, detto ciò, questo video su Zapdos finisce qui. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!